Ascolteremo la relazione di Antonella Sciarrone Alibrandi, ordinario di diritto bancario presso la Facoltà di Scienze Bancarie dell'Università Cattolica di Milano, su un tema che già ha trattato in altre occasioni. Mi riferisco in particolare al convegno di San Miniato, dove sono dette delle cose molto interessanti che sicuramente riproporrà oggi anche alla luce delle esperienze, immagino, professionali come arbitro bancario e finanziario. Quello di San Miniato è stato veramente un intervento molto bello, credo che quello di oggi sarà ancora migliore se possibile. Antonella, vuol prendere la parola? Grazie, spero di non deludere le aspettative del Presidente. Ringrazio molto Maurizio Sciuto di questo invito che mi ha fatto molto piacere. E certamente l'oggetto del mio intervento di oggi riprende quantomeno in parte quello di San Miniato, perché quello in realtà aveva un doppio versante, era recesso e ius variandi. Oggi invece mi soffermerò in particolare sul profilo del recesso dal contratto a tempo determinato, indeterminato. E a questo proposito peraltro volevo dire che questo è un tema sul quale ho continuato a riflettere dall'anno scorso e che anche darà luogo presto a una pubblicazione. In questa riflessione però mi sono molto confrontata con il dottor Mucciarone, quindi parte dei pensieri che oggi esporrò sono in realtà il frutto di una condivisione. Ecco, detto questo, l'argomento del recesso dal contratto a tempo indeterminato, se specie si è rapportato ad altri di cui ci si è occupati in questo convegno, certamente piuttosto circoscritto. Si inquadra sicuramente in un tema più grande, però, che è quello degli strumenti attraverso cui viene favorita la mobilità dei clienti, lo si diceva già ieri, eliminando o riducendo quantomeno i switching cost, quindi i costi che sono sempre stati tradizionalmente piuttosto forti a carico della clientela per uscire da un rapporto in atto con una banca ed eventualmente aprirne uno nuovo. Ecco, questo è un tema appunto più ampio, un tema nell'ambito del quale si possono collocare anche interventi normativi recenti su estinzione anticipata, surroga, nel campo del credito al consumo, rimborso anticipato. Sono temi che hanno certamente delle contiguità. Io però oggi, se non proprio per qualche cenno, ma molto veloce, mi concentrerò, come mi è stato chiesto, in particolare sulle norme in materia di recesso, che, come sempre si diceva ieri, sicuramente rappresentano una delle leve attraverso cui si è pensato di realizzare un innalzamento della tutela sostanziale del cliente insieme ad altri tipi di interventi che operano su fronti diversi. Il tema di per sé è abbastanza recente, non è che sia un tema che abbia una tradizione storica particolarmente lunga, però negli ultimi anni è già stato frequentemente rimaneggiato ed è uno di quei temi in cui si assiste a una frantumazione in numerose discipline, mi ripeto considerazioni che sono già state fatte da altri, numerose discipline, alcune con una pretesa maggiormente generale, penso all'articolo 120 bis, nuovo, post decreto numero 141, e altre invece che hanno una portata più specifica, come la norma sul recesso in materia di servizi di pagamento, il 126 septies, e come la norma sul recesso in tema di credito al consumo, 125 quater. In più ci sarebbero anche altre norme minori, talune un po' incomprensibili, su cui non mi soffermo anche per non perdermi in mille rivoli, però vi ricordo per esempio che quella norma del tutto oscura, che è l'articolo 2 bis della legge 2 2009 in tema di commissione di massimo scoperto e commissione di affidamento, pure lì menziona nell'ottica del contratto di apertura di credito un recesso non meglio precisato e contornato, ma direi di lasciar perdere. Ecco, queste normative, queste tre normative che sono quelle su cui vorrei poi svolgere qualche considerazione, quindi 120 bis, 126 septies e 125 quater, sono normative che rappresentano l'esito del decreto 141, decreto con il quale il legislatore, pure questo è già stato detto ieri da più di un relatore, ha avuto sì da un lato il compito di recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2008/48, la nuova direttiva sul credito al consumo, ma dall'altro lato, e la delega glielo consentiva, almeno parzialmente avrebbe dovuto e potuto risolvere alcuni problemi di coordinamento fra le norme precedenti già esistenti e quelle di nuova introduzione per effetto del recepimento della direttiva comunitaria.
A guardare l'esistente, e quello che vorrei cercare appunto di fare con voi, non è che mi senta di dire che questa operazione di coordinamento affidata al legislatore sia propriamente riuscita. In parte avrebbe potuto fare di più, perché mi pare che la delega lo consentisse. Certi problemi probabilmente non li poteva comunque risolvere, perché avrebbero esulato dai confini e dai limiti della delega. Ci troviamo di fronte allora a tre norme. Queste tre norme sostanzialmente riprendono, con varianti sul tema, come vi andrò a dire, tre norme che esistevano già prima del decreto 141, nel senso che abbiamo il 120 bis, che rappresenta la ripresa e l'introduzione all'interno del testo unico bancario di una norma che era stata definita di paracompletamento del testo unico bancario, che era l'articolo 10 del decreto Bersani del 2006, norma che è stata modificata, adesso lo vedremo meglio. Poi il 126 septies invece è rimasto sostanzialmente intonso nel travaso da pre a post decreto legislativo 141, del resto l'articolo 126 septies, che si riferisce al recesso in materia di servizi di pagamento, era fresco introduzione nell'ordinamento. Un 126 septies è entrato nel testo unico bancario nel 2010 per effetto del recepimento della direttiva sui servizi di pagamento con il decreto 11, quindi è rimasto intonso, ma era anche una norma fondamentalmente nuova. E invece, per quanto concerne il credito al consumo, la norma che rappresenta l'esito del decreto 141, che è, come dicevo prima, l'articolo 125 quater, aveva un precedente. Il precedente era l'articolo 125 del testo unico bancario, che a sua volta recepiva la precedente direttiva sul credito al consumo, norma che è cambiata e norma che anche si è spezzata, per così dire, in due, nel senso che l'articolo 125 del testo unico bancario si occupava di recesso senza penalità da parte del consumatore, e peraltro è proprio la prima norma, possiamo dire la norma nonna, la prima norma che nel nostro ordinamento si era occupata di questo tema, della possibilità di uscire senza penalità attraverso lo strumento del recesso da un contratto. Quella stessa norma, quel 125 TUB, però si occupava anche del profilo dell'adempimento anticipato, quindi dell'estinzione anticipata o rimborso anticipato, come vogliamo dire, che oggi viene trattato separatamente. E non è solo una questione di diverso luogo o diversa norma. Oggi appunto abbiamo, come dicevo, un 125 quater sul recesso e un 125 sexies sul rimborso anticipato nel credito al consumo, ma è anche una questione di diversa fattispecie, di diverso perimetro applicativo delle due disposizioni oggi, dopo il 141, mentre prima fisiologicamente il perimetro era il medesimo, essendo la stessa la norma che si occupava di questi due profili, recesso e estinzione anticipata. Ora, lo accennavo già prima, le tre serie di norme che abbiamo di fronte oggi sono distinte in funzione del tipo di oggetto dei contratti sui quali si consente la possibilità di un recesso senza spese di chiusura e senza costi da parte del cliente, e si presentano come non allineate tra di loro sotto diversi profili, alcuni più importanti, altri meno. Io mi vorrei soffermare solo su quelli più importanti. Non sono allineate sotto il profilo soggettivo, e qui mi ricollego ma rapidamente insomma alle considerazioni che si sono già fatte prima, che ha fatto il professor Dolmetta e che abbiamo ripreso, cioè sulla derogabilità e inderogabilità dell'articolo 126 septies, quindi la norma sul recesso applicata ai servizi di pagamento è una norma derogabile quando evidentemente il cliente è una macroimpresa. Viceversa, le altre due norme, tanto il 120 bis come norma generale quanto la norma sul credito al consumo, sono norme di per sé sempre inderogabili e applicabili, la prima, il 120 bis in particolar modo, a qualunque cliente, indipendentemente dalla connotazione soggettiva. Quindi c'è una sfasatura sotto questo profilo, e poi un'altra sfasatura che forse è più importante, anche più che pone delle domande, su questo mi ero già soffermata a San Miniato ma vorrei riproporvi i miei dubbi in proposito, un'altra sfasatura che concerne diciamo così il profilo oggettivo, nel senso che l'articolo 126 septies in materia di servizi di pagamento
riferisce la facoltà di recedere senza penalità e senza spesa di chiusura indistintamente alla nozione di contratto quadro, senza andare a distinguere fra contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato. Quindi è una nozione generale di contratto quadro di per sé idonea a ricomprendere entrambe le varianti. Ed è assolutamente pensabile e per niente affatto difficile pensare ad esempi di contratti nell'ambito della materia dei servizi di pagamento sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Se ci si sposta, e così era nella direttiva, non dimentichiamo che ha un'origine comunitaria, quindi anche da quest'angolo visuale questa norma riprende l'impostazione che era l'impostazione della PSD. Se ci spostiamo invece alle altre due disposizioni, 120 bis e 125 quater, troviamo una netta distinzione, nel senso che le due norme sono applicabili soltanto ai contratti a tempo indeterminato. Infatti, giustamente, in un certo senso e letteralmente, il titolo dell'intervento che mi è stato affidato oggi è recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ora, ecco, su questo vorrei sviluppare qualche considerazione. Perché? Perché dunque l'articolo 10 del decreto Bersani del 2006 non conteneva, come tutti sapete, l'espressione, la nozione, il riferimento alla nozione dei contratti a tempo indeterminato, bensì il riferimento alla nozione dei contratti di durata, che in quel contesto, perché l'articolo 10 si ricollegava all'articolo 118, era una coda, diciamo, una prosecuzione logica dell'articolo 118, tant'è che comincia con "in ogni caso" è proprio logicamente ricollegato al 118. In quel contesto anche il 118 aveva come ambito di riferimento, senza distinzioni o differenziazioni di disciplina, i contratti di durata. Altresì l'articolo 125 TUB in materia di credito al consumo, che richiamavo prima, che si occupava in parallelo dei due aspetti, del recesso e della facoltà di adempimento anticipato, non aveva limitazioni di sorta ai contratti a tempo indeterminato, non precisava, il punto peraltro la dottrina che si è occupata di quella norma e del credito al consumo non è che l'abbia mai particolarmente approfondito o indagato. Arriviamo al 141. Il 141 compie invece questa trasformazione, tra virgolette, e lo si è detto anche ieri, in un certo senso accentua, e non solo in queste norme di cui mi occupo specificamente io, la differenziazione di trattamento normativo fra contratti a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato. A mio modesto avviso in maniera non del tutto condivisibile e non giustificata. E io mi limito al recesso, però voglio dire, il tema lo si potrebbe sviluppare anche ulteriormente. E per quale motivo? Allora, io ripartirei dalla ratio delle norme, nel senso che, come ho detto proprio all'inizio, in apertura, no, queste norme sul recesso, così come quelle sulla estinzione anticipata, sono tutte norme che muovono nell'ottica di agevolare la mobilità della clientela. E agevolare la mobilità della clientela perché? Non in maniera fine a se stessa, ma per incrementare la concorrenza tra le banche, l'efficienza del mercato, per far sì che ogni banca sia spronata anche in corso di rapporto col proprio cliente a rinegoziare, perché corre il rischio di perdere il cliente, cose note, arcinote, stranote. Ora, questa esigenza di agevolare l'exit della clientela a me non pare che propriamente sia diversa nell'ambito dei contratti a tempo indeterminato rispetto a quello dei contratti a tempo determinato, perché contratto a tempo determinato certo non vuol dire di necessità contratto di breve durata. Può benissimo esserci un contratto a tempo indeterminato lungo, destinato a durare nel tempo per parecchi anni, rispetto al quale appunto l'esigenza di una forte mobilità della clientela, e con tutto quello che ho appena accennato, mi pare si rinvenga perfettamente. E si potrebbe dire, perché qualcuno l'ha detto, ma c'è il rischio, l'ha scritto anche un'opinione dottrinale, il rischio di una eccessiva precarizzazione dei contratti se si consente il recesso anche dai contratti a tempo determinato. Ora, in realtà
allargando un attimo lo sguardo alle norme comunitarie, perché in buona sostanza l'articolo 10 del decreto Bersani è una norma delle poche, lo si è detto tante volte, che non è di recepimento di una normativa comunitaria, è una norma autoctona, diciamo così, però è una norma che non a caso è coeva proprio ai primi rapporti e documenti comunitari che nello stesso anno e nell'anno precedente hanno cominciato a occuparsi della mobilità della clientela, dei switching cost, della concorrenza, eccetera. E tutto quell'intervento, se un fil rouge ce l'ha, pur occupandosi, no, come certamente ricorderete, il pacchetto Bersani di tutto un po', se un fil rouge lo deve avere, ce l'ha proprio rispetto a questo obiettivo del miglioramento della concorrenza fra le banche. Ora, a livello comunitario, appunto, visto che tutto sommato questa sottolineatura dell'importanza della riduzione o dell'abbattimento dei switching cost per incentivare la concorrenza fra le banche è di origine comunitaria, comunque, quantomeno a livello di formazione del pensiero, io a livello comunitario volevo far notare due cose, e cioè, innanzitutto, appunto, che la PSD non conosce la distinzione. La PSD non conosce la distinzione applicando indistintamente, no, consentendo indistintamente il recesso per i contratti quadro, sia per il determinato che per l'indeterminato, e per la verità la PSD, e questo già l'avevo fatto notare a San Miniato, conosce invece un altro sistema, un altro strumento per in un certo senso contenere il rischio eventuale della precarizzazione, che però è un sistema che non è stato travasato nel nostro ordinamento, che è quello di differenziare non tra l'indeterminato e il determinato, ma differenziare il momento temporale in cui viene esercitato il recesso da parte del cliente, e cioè se il cliente recede nell'arco dei primi 12 mesi dalla stipula del contratto, cioè sostanzialmente subito, il recesso non è gratuito, può non esserlo. Viceversa, se che il contratto, a prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo indeterminato o determinato, si passi il termine dei 12 mesi dal momento della stipula, allora appunto siamo nel segno della gratuità. E questo a me pare tutto sommato forse un modo differente ma efficace per contemperare, no, l'esigenza della mobilità con quella dell'evitare un'eccessiva precarizzazione. La direttiva sul credito al consumo. La direttiva sul credito al consumo, che in fase di recepimento della quale, appunto, come dicevo, si è introdotto un 125 quater che per il recesso si ferma sui contratti a tempo indeterminato e per il rimborso anticipato invece no, perché la norma sul rimborso anticipato nell'ambito del credito al consumo, che è l'articolo 125 sexies, apre a tutti, non ha un perimetro evidentemente temporale, anche perché è pensata, anzi fondamentalmente con riferimento a prestiti personali che prevedono proprio una durata a termine. Ecco, la direttiva sul credito al consumo si potrebbe dire che invece conosce questa distinzione tra tempo indeterminato e tempo determinato, che non conosceva la sua antecedente. Ora, a me pare, adesso qua appunto non voglio attardarmi in particolari con i quali annoierei l'uditorio di più di quanto faccio, però a me pare questo in verità, che forse il legislatore comunitario abbia pensato di rispondere alle esigenze già più volte riportate da me di mobilità del cliente con questa doppia serie di norme, quella sul recesso e quella sul rimborso anticipato, sul ragionamento che la norma sul rimborso anticipato sostanzialmente è idonea a consentire un'uscita dal contratto anzitempo, fondamentalmente in tutti i casi in cui c'è qualcosa da restituire evidentemente da parte del sovvenuto al intermediario, al finanziato, e quindi con un meccanismo che rappresenta sempre, uso un termine dal punto di vista giuridico non proprio fine, ma una modalità di uscita anzitempo. No, col recesso io esco anzitempo, sciolgo il contratto anzitempo, con l'estinzione anticipata o rimborso anticipato comunque esco anzitempo. Allora, in un'ottica di operazioni di credito al consumo, se c'è qualcosa da restituire, in fin dei conti, consentendo un rimborso anticipato, io esco anzitempo e proteggo questa esigenza di mobilità e di exit a costo contenuto in maniera adeguata. Il recesso lo fermo ai contratti a tempo indeterminato. Ora, io su questa
che sia proprio così, cioè che effettivamente prendendo insieme le due norme, quindi la norma sul recesso e la norma sul rimborso anticipato nel campo del credito al consumo, io arrivi a risolvere in maniera coerente, adeguata, tutte le tipologie di situazioni che si possono verificare, ho qualche dubbio. Vi faccio solo un esempio, perché poi appunto inevitabilmente andiamo un po' nel dettaglio, però l'esempio mi pare abbastanza sintomatico, che è quello dell'apertura di credito. Allora, la norma sul rimborso anticipato, cioè il 125 sexies, esplicitamente si riferisce anche all'apertura di credito, perché nel descrivere poi la disciplina a proposito del rimborso anticipato prevede che per l'apertura di credito non possa essere chiesto nessun altro tipo di onere economico nel caso di rimborso anticipato. Ora, apertura di credito può voler dire sicuramente apertura di credito a tempo determinato, apertura di credito a tempo indeterminato. Per estinguere anticipatamente o comunque rimborsare anticipatamente come modo di uscita anzitempo dall'apertura di credito, io devo avere, è molto stupida o banale l'osservazione che faccio, però mi pare anche corretta, devo avere qualcosa da restituire, cioè devo avere un utilizzato che in qualche modo restituisco, e non so neanche se, anzi direi di no, dal punto di vista giuridico concettuale, la restituzione dell'utilizzato mi consente di dire mi sono sciolta dal contratto di apertura di credito, perché il recesso direi proprio che ci vuole, mi pare. E comunque sarebbe singolare che se io mi trovo in una condizione di utilizzato restituisco ed estingo anticipatamente, se viceversa ho un accordato ma non sto utilizzando niente non restituisco e quindi sono in un certo senso vincolato. Però il recesso da un'apertura, ritornando alla norma precedente, quindi non a questa 125 sexies sul rimborso anticipato, ma a quella sul recesso, 125 quater, la norma sul recesso si applica soltanto si può applicare direttamente soltanto all'apertura di credito a tempo indeterminato. Mi pare che ci sia qualche cosa che non torna precisamente, no? Che non ci sia una reale giustificazione, un diverso trattamento delle due situazioni. Quindi dal punto di vista delle scelte del diritto comunitario in materia di credito al consumo, certo non si può guardare da sola la norma sul recesso, perché si affianca alla norma sul rimborso anticipato, e comunque l'insieme delle due norme con questa sfasatura fra l'indeterminato e il determinato non mi lascia propriamente convinta. L'articolo 120 bis nel trasformare, attrarre dentro il corpo del testo unico bancario, così come era stato chiesto, l'articolo 10 del decreto Bersani, lo trasforma, lo si diceva, sostituisce questa espressione, questa nozione di contratti di durata con quello di contratti a tempo indeterminato, non si capisce benissimo il perché, cioè non è che ci sia una giustificazione anche qui logica o comunque estremamente chiara, esplicitata dal legislatore a proposito di questa trasformazione. Sembra quasi un po' un, in un certo senso, riflesso anche condizionato di queste altre norme che sono state introdotte nel decreto 141. Ora, sappiamo bene che io non mi ci sono soffermata, che poco dopo, comunque negli anni successivi alla entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto Bersani, in dottrina si è discusso sul perimetro da dare alla nozione contratti di durata, e sono state espresse opinioni diversificate. Chi a favore dell'attrazione, della comprensione all'interno della nozione anche dei contratti a tempo determinato, e chi no. In realtà, con riferimento poi all'articolo 10 del decreto Bersani, certamente il tipo di contratti che hanno sempre creato maggiore difficoltà sono stati i mutui, nella sostanza, nella operatività concreta, sono stati i mutui, il prototipo del mutuo rispetto al quale, non dimentichiamolo, è vero che c'era l'articolo 10 del decreto Bersani, ma è altrettanto vero che contemporaneamente sono state introdotte nell'ordinamento quelle altre norme, l'articolo 7 che solo per certi tipi di mutuo prevedeva l'estinzione anticipata, l'articolo 8 sulla surroga, con tutte le questioni su cui già tempo addietro, proprio col professor Del Metta, abbiamo avuto occasione di scrivere un articolo per cercare di capire
come si potessero rapportare fra di loro le norme. In realtà io credo che comunque l'articolo 10 del decreto Bersani non si applicasse ai mutui, tant'è che c'erano appunto gli articoli 7 e 8 che lo dimostravano abbastanza inequivocamente, ma per la semplice ragione che certi contratti come i mutui e anche come i depositi a termine sono nel nostro ordinamento costruiti sulla base di una norma che è l'articolo 1816 e 1782 per i depositi a termine, che fissa il termine come a favore di entrambi i contraenti e che per l'apertura di credito viceversa non c'è. E se un termine è a favore di entrambi i contraenti o c'è un legislatore che in certi casi, come nel caso dell'articolo 7, mi dice che l'estinzione anticipata si può fare, oppure l'estinzione anticipata non si può fare perché non è compatibile con il termine a favore di entrambi, ma se non si può fare l'estinzione anticipata è un po' strano che si possa fare il recesso, che si possa operare il recesso, perché alla fine realizzerei un risultato che è sostanzialmente uguale. Quindi, a mio modo di vedere, non è tanto il problema della durata piuttosto che no, o della possibilità di recedere da contratti a tempo anche determinato oltre che indeterminato, ma che ci sono alcune tipologie di contratti, e appunto mi soffermo sui mutui in particolare perché è su questo che si era acceso poi il vivace dibattito, che per loro natura non si prestano all'estinzione anticipata e al recesso proprio per la ragione che vi ho appena detto. Mi sono dilungata anche troppo su questo aspetto, che però insomma, non è solo una questione di sistemazione teorica, ma appunto, come dico, ha una serie di conseguenze pratiche, perché parliamo di norme, questo si è già detto ieri, direi in maniera molto acuta, parliamo di norme che è vero che in linea teorica si presentano come alternative una rispetto all'altra, ma la pratica ci insegna che nel caso non infrequente di contratti di natura complessa, di rapporti di natura complessa, il problema della sovrapposizione di queste serie disciplinari è assolutamente reale, e quanto più sono lontane tra di loro le norme, sia in punto di perimetro di fattispecie, sia in termini di soluzione di disciplina, la risoluzione della questione certamente non è facile. Nel poco tempo che mi resta, perché sono quasi alla fine, però per anche qui rispondere alla sollecitazione del professor Badessa, volevo chiudere queste mie considerazioni in materia di norme sul recesso facendo un riferimento all'arbitro, perché l'arbitro si è occupato in più di un provvedimento già di recesso, e di recesso in relazione appunto sia al contesto del credito al consumo, sia soprattutto veramente in contesto generale, con riferimento in particolare almeno il numero in un paio, se non tre, di provvedimenti che ho in mente io, proprio con riferimento al conto corrente. E allora, le questioni però che sono venute all'attenzione dell'arbitro, una in particolare a me pare anche interessante, e mi pare una questione sulla quale ancora non sia né stato scritto molto né sia forse adeguatamente riflettuto, che è questa. L'articolo 120 bis dice: il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Ha diritto di recedere in ogni momento, ci diceva poi prima il professor Dolmetta, anche con qualunque forma, non necessariamente per iscritto, comunque manifesta alla banca la sua intenzione di sciogliere il contratto. La banca che fa? E la banca deve normalmente fare qualche conteggio per verificare la chiusura, diciamo, per realizzare la chiusura del rapporto. E quando, in quanto tempo, che ostacoli può o non può, ma nella realtà frappone rispetto a questa operazione. Ecco, di questo si è occupato l'arbitro, perché ci sono una serie di casi che sono stati portati all'attenzione dell'arbitro in cui, a fronte di una dichiarazione di recesso da parte del cliente, sono passati mesi, 6 mesi per dire, senza che il conto sia stato in realtà chiuso. E mesi in cui hanno continuato a correre interessi, hanno continuato a essere addebitate spese, eccetera, eccetera. Allora, di questo profilo si occupa il recesso per sé, è una dichiarazione di recesso, non è che ci vuole altro perché il conto sia chiuso, evidentemente.
Le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia si occupano di questo aspetto, per la verità, e danno anche un'importanza dal punto di vista della trasparenza a questo profilo abbastanza significativa, perché è esplicitato nelle istruzioni della Banca d'Italia che non solo a livello di testo contrattuale, ma anche a livello di foglio informativo, la clausola contrattuale che attribuisce al cliente il diritto di recesso deve essere chiara, cioè ci deve essere nel foglio informativo, già nel foglio informativo, deve essere chiara e devono essere anche indicati i tempi di chiusura del rapporto. Allora, esigenza di trasparenza, diciamo così, è presa in considerazione, bisogna almeno dire quanto ci vuole per chiudere. Ma quanto ci vuole per chiudere? Ma quanto ci può volere per chiudere? Ecco, da questo punto di vista l'arbitro in qualche decisione si è mosso nel senso di dire che di riscontrare un vero e proprio inadempimento da parte della banca, una negligenza da parte della banca nel ritardare ad arte la chiusura del rapporto. Forse ci si può spingere anche oltre, nel senso che il rapporto è chiuso in realtà. Cioè, il rapporto è chiuso quando il cliente ha ceduto e possiamo individuare esattamente un termine, un tempo necessario e congruo per il conteggio di chiusura. Certamente non resta aperto fino a che la banca comunica il conteggio. Ecco. Ma questo è un aspetto che torna e torna piuttosto frequentemente dal punto di vista dell'attenzione dell'arbitro, come anche un altro aspetto, ma adesso poi su qui ci potremmo perdere in varie casistiche che sono interessanti però portano via tempo, come anche un altro aspetto che è pure interessante, cioè se una banca può, quando il conto corrente rappresenta un conto di appoggio per l'addebito delle rate di un mutuo e contemporaneamente anche, per esempio, il conto dove viene accreditato lo stipendio del correntista, se una banca può ostacolare la chiusura di quel conto perché su quel conto vengono addebitate le rate del mutuo e il cliente propone di non addebitarle più su quello ma su un altro conto di altra banca, poniamo, dove non è affatto detto che ci vadano anche il pagamento degli stipendi. Questo è un altro punto delicato, molto delicato, anche in considerazione del fatto che quella norma che ricordava prima il professor Dolmetta, cioè l'articolo 144, comma 3 bis, lettera C, quella che interessa a me, del testo unico, fra le fattispecie che si prestano all'applicazione delle sanzioni anche pesanti, abbiamo detto per amministratori e dipendenti, inserisce anche clausole, l'inserimento nei contratti di clausole che siano ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, che siano ostacolo all'esercizio del diritto di recesso, quindi è abbastanza ampia l'espressione, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso. Quindi è un problema, oltre che ricorrente nella pratica, che pure il legislatore in quella prospettiva del 144 si è sentito, mi pare, di segnalare come di particolare attenzione. Grazie. Grazie alla professoressa Scerrone per la sua limpida relazione. Devo dirle che anche a me è capitato di recedere da un contratto di conto corrente, dopo 9 mesi ho scoperto che il conto era ancora acceso e per ottenere la chiusura definitiva del conto ho dovuto invocare i miei rapporti personali con il preposto all'agenzia, perché altrimenti ancora il conto sarebbe lì. Cioè, le ragioni di questa ingiustificata lentezza sono sia di natura economica, perché continuano lì a maturare piccole somme, ma anche un interesse personale del preposto, che quando si vede chiudere un conto naturalmente non si trova in una situazione piacevole nei confronti dei vertici della banca, no?
perché ogni conto che si chiude è un cliente che scompare, e quindi insomma ma l'ho visto anche con un altro mio conto corrente, credo che sia una prassi stabile, ma non perché ci sia una clausola che dica poi devi aspettare 12 mesi, clausola che sarebbe sanzionata anche dall'articolo 144, semplicemente perché non lo chiudono. E l'idea di Antonella, che qui c'è un inadempimento della banca, perché al di là dei tempi ragionevoli per i calcoli di chiusura, credo che la banca non possa trascinare oltre le cose. Va bene, questo per dire che la mia esperienza è proprio nel senso di una cattiva abitudine della banca. E poi la relazione di Antonella è stata molto interessante, perché come ha sottolineato ha messo in evidenza questo fatto che le varie discipline non è che si completino, si chiudano perfettamente, così con riferimento al credito, così con riferimento al credito al consumo, è vero che c'è la possibilità del rimborso anticipato, ma nel rapporto di conto corrente, se non c'è recesso, i diritti della banca continuano a decorrere. Mettiamo l'ipotesi che il contratto preveda che ci sia un compenso sull'accordato. Anche se io non lo utilizzo e il contratto di conto corrente resta in piedi, questa somma dovrò erogarla, e qui non ci sono inadempimenti di sorta. E poi ci sono altre discontinuità, disallineamenti che ben evidenziati nella relazione di Antonella, e che poi insomma, credo che col tempo saranno superati, perché c'è un notevole sforzo sia da parte del regolatore sia da parte della giurisprudenza a contenere questi comportamenti abusivi delle banche. A proposito di giurisprudenza, ho letto da ultimo una sentenza dove si, a tutt'altro proposito, ma che indica questo atteggiamento di attenzione nei confronti del cliente, dove si afferma che la banca è responsabile se a fronte di operazioni manifestamente illegittime non si oppone al loro compimento. Per violazione o dell'articolo 2043 o del principio di buona fede, questo non ha importanza se si tratta di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, la stessa Cassazione ondeggia fra queste due soluzioni, però insomma, dimostra questa sensibilità, oltre che del regolatore, anche della giurisprudenza a reprimere questi abusi. Quindi insomma, si afferma come principio generale la banca deve rifiutarsi di dare esecuzione ad un'operazione quando questa sia manifestamente posta in essere nella specie dall'amministratore di una società a malafede per realizzare delle distrazioni e così via. Comunque, quindi insomma, io sono ottimista che prima o poi questi problemi sollevati, ricordati da Antonello, da me patiti con le mie banche, saranno superati. Va bene, adesso passiamo alla relazione che segue. Io ho perduto il programma, ma l'ho ritrovato. Dopo Antonella ci parlerà Gustavo Olivieri della LUIS sugli strumenti di risoluzione delle controversie fra banca e clienti. Grazie. Grazie Presidente e grazie agli amici di colleghi di Macerata che continuano nella tradizione di organizzare convegni e occasioni di incontro su argomenti interessanti, e quindi in particolare a Maurizio Sciuto che si è fatto carico di organizzare questo convegno così interessante, e per parte mia cercherò di sdebitarmi con una chiacchierata su quello che è stato più volte evocato in questi giorni e nelle precedenti relazioni, che è la figura dell'arbitro bancario e finanziario. Infatti il tema della relazione evidentemente è un tema che riguarda proprio questo nuovo modello di risoluzione delle controversie tra banche e clienti, che è stato introdotto
in attuazione di norme a suo tempo contenute nella legge sulla tutela del risparmio e che poi di recente ha avuto modo di trovare applicazione proprio attraverso la costituzione, l'avvio e direi a questo punto il pieno funzionamento di questo nuovo strumento. Usiamo per ora questa terminologia asettica, proprio perché, come vedremo, uno dei punti che vorrei toccare, sia pure velocemente nel mio intervento, è proprio quello della natura dell'arbitro bancario e finanziario. Dico subito però che lo faccio soprattutto per dovere di completezza e perché non è non solo un tema che mi appassioni particolarmente, ma perché credo anche che sia un tema che, la cui ricaduta in termini poi anche pratici, applicativi, sia di scarso momento. Mentre invece trovo decisamente più interessante la prospettiva in cui ci si può porre analizzando le finalità che il legislatore nazionale, ma direi più in generale anche l'ordinamento comunitario, affida a questa tipologia di strumenti e cercare di valutare, sia pure in una prospettiva temporale non certamente lunga come quella del primo anno e mezzo, diciamo forse due, di attività di questo organo, se quegli obiettivi che il legislatore italiano, ripeto, in un'ottica, in una cornice comunitaria coerente, sono stati raggiunti e se eventualmente in che misura questi obiettivi si possano migliorare o perfezionare al fine di rendere questo strumento più efficace nella tutela non solo dei diritti dei clienti, ma direi in una prospettiva più ampia che in parte ci è stata già ricordata ieri dalla dottoressa Zego, cioè delle finalità più ampie che la normativa affida a questo strumento, che dunque non si esauriscono soltanto in una efficace tutela dell'interesse individuale del singolo cliente, ma che trovano, diciamo, nella effettività della tutela un riscontro anche dal punto di vista delle banche che questa disciplina sono chiamate a applicare. Allora cominciamo, se volete, come penso sia utile e opportuno, dal quadro normativo all'interno del quale calare questo nuovo strumento. Il quadro normativo direi che compone essenzialmente di una norma contenuta nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per quanto riguarda i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie che abbiano in materia civile, che abbiano implicazioni transnazionali. Si tratta dell'articolo 81 ex 65, lettera G, dove fra gli altri si legge che l'Unione sviluppa anche, tra l'altro, può includere l'adozione di misure tese a sviluppare metodi alternativi per la risoluzione delle controversie in materia civile. Per quanto concerne invece più in particolare la materia del consumo, la cornice comunitaria è rappresentata da una raccomandazione della Commissione del 1998, dove troviamo alcune considerazioni, a mio avviso, interessanti anche per calare questo nuovo istituto nella realtà giuridica nazionale. E tra queste considerazioni mi sembra interessante citare quella contenuta nel terzo considerando, dove si legge che nella maggior parte delle controversie in materia di consumo, per loro natura, queste controversie sono caratterizzate da una sproporzione fra la portata economica della controversia e il costo della risoluzione giudiziaria. A mio avviso questa è una considerazione particolarmente adatta anche al nostro contesto
economico e giuridico nazionale, ed è anche una delle chiavi di lettura che possono essere utilizzate per leggere e in qualche modo anche valutare l'attività dello strumento e dell'organismo che chiamiamo ABF o arbitro bancario e finanziario. Da questo punto di vista, dunque, la raccomandazione della Commissione ci dice e invita gli Stati a introdurre nei propri ordinamenti strumenti alternativi non solo quando il meccanismo e le procedure giudiziali ordinarie sono inefficienti, come direi è sotto gli occhi di tutti e come per esempio si può leggere in un recente volume della rivista Analisi Giuridica dell'Economia dedicata proprio a questo tema, quindi è ben noto, ma anche in altri ordinamenti dove la funzione giudiziaria ordinaria è ben funzionante e efficiente. Quindi una prima considerazione direi è che questi strumenti non nascono necessariamente come strumenti di deflazione di un contenzioso, diciamo in qualche modo gestito con tempi e costi inaccettabili, come certamente possiamo tutti constatare nella nostra esperienza nazionale, ma anche come strumento per far emergere e quindi dare risposta e dare giustizia a quello che anche gli economisti chiamano microcontenzioso, cioè a istanze giustizia che non troverebbero neppure una risposta, per la semplice ragione che non verrebbero neppure portate all'attenzione del giudice, stante appunto quella sproporzione fra valore della controversia in quanto tale e costi, intesi anche come tempi, del giudizio ordinario che questo comporterebbe. Ecco allora che questa prospettiva, che ripeto già si ritrova nella raccomandazione comunitaria del 98, rappresenta a mio avviso un utile punto di partenza per inquadrare nel nostro ordinamento questo strumento che, come sappiamo, trova la sua base normativa a livello di normativa primaria nell'attuazione di una norma contenuta nella legge sulla tutela del risparmio del 2005, che poi ha modificato e integrato il testo unico bancario per la parte relativa ai contratti con e i servizi bancari nell'articolo 128 bis del testo unico bancario. Dico subito che da questo punto di vista, anche se immagino che l'amico Andrea Gnutta ci intratterrà su questo, la soluzione indicata nella legge sulla tutela del risparmio per le controversie in materia invece di servizi di investimento è completamente diversa da quella indicata per i contratti bancari, e anche su questo probabilmente bisognerebbe interrogarsi, ma evidentemente non ho tempo per soffermarsi su questa, che pure mi sembra importante sottolineare costituire una differenza importante proprio in termini di impostazione all'origine dei due strumenti. Quello che poi si è tradotto attraverso la normativa del CICR e poi le istruzioni della Banca d'Italia nell'arbitro bancario e finanziario in realtà non costituisce, e direi su questo non vi è nessun dissenso neppure in dottrina, non costituisce affatto, a dispetto del nome sicuramente decettivo, quello dell'arbitro non è appunto lo strumento di cui ci stiamo interrogando, non è un arbitro e dunque in questo senso non rientra nell'attività che per esempio viene invece demandata alla Consob attraverso la Camera arbitrale di conciliazione che è stata recentemente costituita e avviata appunto presso quell'autorità. L'arbitro appunto non è un arbitro, e non si occupa soprattutto di servizi di investimento finanziari, ma soltanto di contratti e servizi bancari, inclusi ovviamente credito al consumo e sistemi o servizi di pagamento.
primo tema sul quale evidentemente credo sia necessaria e ineludibile una riflessione, come dicevo, è la natura di questo nuovo strumento di risoluzione alternativa delle controversie, così come diciamo pensato dal legislatore e così come poi praticamente realizzato da CICR e Banca d'Italia. Qui evidentemente la prima reazione dei commentatori rispetto a questa novità, perché tale è, direi praticamente assoluta per il nostro ordinamento, se si fa eccezione per un'esperienza pregressa dell'ombudsman bancario, ma che mi sembra però un parente molto alla lontana, anche se certamente può aver contribuito a ispirare il legislatore, direi la prima reazione dei giuristi o dei primi commentatori è stata naturalmente quella tipica dell'horror vacui, e quindi la reazione è stata: cerchiamo di trovare una qualche figura, istituto al quale ricondurre questa creatura così singolare che ci è stata consegnata appunto dall'articolo 128 bis del testo unico bancario. E qui naturalmente si sono già manifestate una serie di tentativi, anche seri e anche argomentati, che provo a riassumere naturalmente, perché su ciascuno di essi potremmo evidentemente discutere a lungo. Un primo filone ovviamente influenzato e collegato in parte alla disciplina della cosiddetta media conciliazione, che più o meno nello stesso periodo andava emergendo fino a ricomprendere anche le controversie relative ai contratti bancari. Dicevo, questo primo filone evidentemente in parte collegandosi attraverso un riferimento testuale contenuto nella legge sulla media conciliazione proprio al riconoscimento dell'arbitro bancario finanziario come tentativo di conciliazione ai fini della disciplina in esame, ha cercato di ricostruire l'attività e quindi la funzione dell'arbitro bancario e finanziario come una forma, sia pure qualificata e sui generis, di appunto tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione, e quindi di vedere sostanzialmente nell'arbitro una sorta di mediatore al quale l'iniziativa del cliente rimette una proposta di soluzione transattiva della controversia. Proposta che poi naturalmente la banca sarebbe ovviamente libera o meno, e le parti direi, quindi non solo la banca, di accettare, nel qual caso rendendo effettivamente e finalizzando il tentativo con una appunto conciliazione assentita dalle parti. Dico subito che questa ricostruzione non mi sembra del tutto attagliarsi all'attività dell'arbitro bancario e finanziario, che nasce invece con una spiccata e direi qui sì chiara funzione di aggiudicazione della controversia. In altri termini dice, o almeno ha la funzione di dire, chi ha torto e chi ha ragione, e dunque la sua funzione è quella di dirimere una controversia, funzione che tipicamente è estranea all'attività del mediatore, il quale viceversa, come sappiamo, tenta di comporla, ma certamente non ha né la funzione né forse sicuramente il potere di aggiudicarla in favore dell'uno piuttosto che dell'altra parte. In dottrina vi è anche una tesi che è stata finemente argomentata da un processualista di vaglia quale Claudio Consolo, sempre nel citato volume che continuo a richiamare alla vostra attenzione perché sono fra i curatori, e quindi un po' di pubblicità, diciamo, spero non ingannevole, redazionale al più mi sembra opportuna. In questo saggio Claudio Consolo tenta di ricondurre la figura dell'arbitro bancario e finanziario a una sorta di soggetto tecnicamente qualificato al quale le parti si rivolgono per avere un giudizio prognostico
rispetto a quello che potrebbe essere l'esito della controversia di fronte a un giudice togato. Quindi una sorta di, diciamo così, consulente tecnico al quale le parti chiedono di dire in tempi rapidi e a costo sostanzialmente zero per la parte, salvo i 20 euro per l'invio della domanda, quale sarebbe secondo lui l'esito della controversia se questa fosse portata davanti a un giudice. Anche qui tentativo elegante e argomentato, rispetto al quale però di nuovo, anche come componente di uno dei collegi dell'ABF, nel quale non mi riconosco per i motivi che poi cercherò anche spero di argomentare. Terzo e ultimo filone, quello che invece ha tentato, devo dire subito senza successo, di assimilare l'arbitro bancario e finanziario a una tipologia di giudice sia pure privato. E questo tentativo, e quindi sostanzialmente una figura di arbitro, questo tentativo, il tentativo più compiuto in questo senso, è stato realizzato attraverso una vera e propria sollecitazione che è stata realizzata da uno dei collegi dell'ABF attraverso un'ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale di una legge regionale che era stata utilizzata in una controversia da una delle parti e evidentemente è stata utilizzata per testare in qualche modo la reazione della Corte Costituzionale rispetto alla funzione giudicante o meno dell'arbitro bancario e finanziario, perché evidentemente la possibilità di rimettere, evidentemente noto a tutti, è solo quella del giudice o degli arbitri ora, che però siano tali e qualificabili come tali ai sensi del codice di procedura civile. La risposta della Corte Costituzionale, che è arrivata con una ordinanza recente che vi segnalo per chi fosse interessato a leggerla, che è depositata il 21 luglio di quest'anno, è stata, per quanto mi riguarda, tutt'altro che sorprendente e quasi ovvia, nel senso di negare la funzione e la natura di giudice all'arbitro bancario e finanziario, anche se devo dirvi che alcuni dei passaggi argomentativi e delle motivazioni utilizzate dalla Corte per giungere a questa conclusione non mi trovano del tutto consenziente, ma su questo magari anche con la collega Antonella, che condivide con me anche questa esperienza, sia pure nel Collegio di Milano, potrà essere interessante scambiare qualche opinione al riguardo. Perché il primo argomento che viene utilizzato dalla Corte Costituzionale è che in questo caso l'arbitro bancario e finanziario, pur istituito sulla base di una disposizione di carattere legislativo, cioè l'articolo 128 bis che citavo poc'anzi, da questo punto di vista il legislatore si è limitato a stabilire soltanto la previsione di un organismo destinato a favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie, in modo che siano assicurate la imparzialità dell'organo e la rappresentatività dei soggetti interessati, ma ha poi trovato la propria disciplina, dice la Corte, esclusivamente in disposizioni di carattere amministrativo, il che già costituirebbe, a suo avviso, un indice del difetto di quell'autorità giurisdizionale che costituisce il presupposto per evidentemente utilizzare la possibilità di rimettere questioni, sollevare questioni di fronte alla Corte stessa. Questione che peraltro, come sappiamo, si era posta anche per alcune autorità indipendenti, o si era cercato quantomeno di porre, ma che poi allo Stato non ha ricevuto ingresso. Altre perplessità la Corte manifesta sul piano strutturale e funzionale, dove sempre ad avviso di questa ordinanza vi sono connotazioni che valgono ad escludere la riconducibilità di tale organo a quelli giurisdizionali, ancorati per loro stessa natura al fondamento costituzionale e alla riserva di legge.
Ora, fondamento costituzionale, per la verità, forse si potrebbe anche trovare, perché se noi partiamo da una legge che tutela il risparmio e se andiamo a cercare il fondamento costituzionale di questa tutela, tutto sommato credo che non sia così arduo il compito di trovare nella, anche nella Costituzione un ancoraggio a principi costituzionalmente tutelati. E infine direi un cauto, sommesso, ma convinto dissenso su quegli ulteriori motivi che ad avviso della Corte impediscono di qualificare l'arbitro come giudice, in quanto secondo la Corte gli stessi criteri e requisiti di nomina dei componenti, il loro stato giuridico e il complesso delle regole deontologiche non sono paragonabili ai presidi corrispondentemente previsti nei confronti degli organismi chiamati a svolgere funzioni giurisdizionali. Ora, direi che se questo parametro lo misuriamo, lo utilizziamo rispetto ai giudici togati, probabilmente, ed è forse questo che aveva in mente la Corte, direi che la conclusione alla quale si perviene è condivisibile. Ma se la parametriamo rispetto ad arbitri privati, direi che forse, mi sentirei di dire, il grado di indipendenza di cui dispongono e di cui devono essere necessariamente dotati i componenti dei collegi dell'ABF, non è inferiore o non dovrebbe essere inferiore a quello di arbitri privati, e quindi anche da questo punto di vista forse non mi trovo del tutto nelle argomentazioni della Corte, fermo restando che naturalmente, almeno personalmente, condivido la risultante di questi ragionamenti, e cioè che sicuramente l'arbitro bancario e finanziario non è assimilabile a un giudice né a questi fini, né, e qui vengo a un altro punto delicato, ai fini di valutare qual è il prodotto finale del suo operato, cioè quella decisione, perché noi così le chiamiamo, la quale certamente non ha un valore assimilabile a quello di una sentenza né di un lodo arbitrale assunto sulla base, diciamo, secondo le norme del codice di rito. Ciò detto, però, se andiamo a vedere quali sono coordinate che in qualche modo orientano il comportamento delle parti rispetto a questa decisione, beh, io non mi sentirei di dire che le banche sono libere di decidere se adeguarsi o meno al decisum, chiamiamolo così, dell'arbitro bancario e finanziario. In primo luogo direi che impedisce di fare un'affermazione di questo genere il fatto che è prevista una sanzione per il mancato adempimento alla decisione dell'arbitro. Si tratta di una sanzione che consiste nella pubblicazione dell'inadempimento non solo sul sito dell'arbitro bancario e finanziario, ma almeno se non cambieranno le disposizioni del CICRE anche, e della Banca d'Italia, anche su giornali diciamo quotidiani a tiratura nazionale. All'obiezione "ma questa non è una vera sanzione" avrei qualche perplessità ad assentire, perché non c'è bisogno di citare letteratura economica, ma anche letteratura sicuramente giuridica. Le sanzioni sono anche quelle di tipo reputazionale, e sappiamo bene, perché ce l'ho anche ricordato proprio ieri in apertura la dottoressa Zego, che uno dei cardini della disciplina sulla trasparenza è proprio quella di salvaguardare la reputazione degli intermediari finanziari. Quindi da questo punto di vista, a mio avviso, quella prevista in caso di inadempimento alle decisioni dell'ABF è una sanzione, sia pure, ripeto, di tipo reputazionale. Un altro elemento che induce, a mio avviso, a ritenere non libera la banca nella
recepire e nell'adeguarsi alla decisione dell'ABF sta poi proprio nel nesso, nel collegamento con la funzione di vigilanza che emerge sia dalla normativa primaria sia e ancor più dalla normativa secondaria, perché da una parte le istruzioni di vigilanza prevedono espressamente, parlo delle decisioni dell'ABF, che gli intermediari adeguino i propri uffici, le proprie procedure e orientino la propria attività in conformità alle decisioni dell'arbitro bancario e finanziario. Questo non significa naturalmente che la singola decisione non possa essere in qualche modo oggetto di un giudizio autonomo di fronte al giudice ordinario, nonostante una previa decisione dell'arbitro bancario finanziario. È evidente che qui non c'è nessuna preclusione di tipo formale, ma l'obbligo di adeguamento imposto dalla normativa di vigilanza agli intermediari mi sembra che costituisca un vincolo importante che va a incidere in punto di effettività sulla libertà o meno che le banche hanno di adeguarsi, e non, dunque da questo punto di vista non può stupire che, misurata in termini di efficacia e quindi di adeguamento e di rispetto delle decisioni da parte degli intermediari, lo strumento di cui stiamo ragionando ha, che mi risulti ad oggi, il 100% di effettività, percentuale che credo sia difficile riscontrare anche rispetto alle decisioni del giudice, e questo evidentemente grazie anche al collegamento, uso questa parola in alternativa a condizionamento, perché evidentemente i due piani, vigilanza da una parte e attività dell'arbitro bancario e finanziario, devono a mio avviso essere tenuti e sono effettivamente mantenuti distinti. Un ulteriore, e su questo profilo chiudo e poi mi avvio alla terza parte, ultima del mio intervento, un ulteriore elemento di condizionamento è rappresentato a mio avviso dalla previsione che impone alle banche di menzionare, non solo di informare la clientela, ma di menzionare nei contratti espressamente la possibilità di ricorrere all'arbitro bancario e finanziario, facoltà non rinunciabile dal cliente, neppure espressamente nel contratto. E questo naturalmente crea un ulteriore elemento di condizionamento per la banca, la quale a questo punto, se evocata davanti all'arbitro bancario e finanziario, non potrebbe sottrarsi al confronto e al contraddittorio in quella sede, così come invece può fare sicuramente chi venga evocato di fronte al conciliatore o al mediatore a seguito di una richiesta di mediazione da parte di una controparte, qualche brevissima notazione sulle modalità di funzionamento e sulla competenza dell'arbitro bancario e finanziario. Dal punto di vista della competenza, come ho detto, la competenza dell'arbitro è circoscritta ai rapporti non necessariamente contrattuali, ma anche in fase precontrattuale con la clientela. E da questo punto di vista, nella sua, chiamiamola, giurisprudenza, l'arbitro ha assunto una nozione molto lata sia di cliente sia di rapporto. L'unico limite che attualmente viene rispettato è quello dei 100.000 euro come eventuale valore di una restituzione, ripetizione, ovvero risarcimento che venga chiesto all'arbitro bancario e finanziario, mentre non vi è alcun limite laddove la richiesta in oggetto abbia un contenuto di mero accertamento di un adempimento o inadempimento della banca stessa agli obblighi che le derivano dal contratto. E qui vorrei fare una
brevissima considerazione sulle fonti alle quali l'ABF può attingere per decidere la controversia. Anche qui si percepisce la diversità di questo strumento dallo strumento giudiziario ordinario, perché nell'ambito delle fonti che possono essere prese in considerazione la stessa normativa menziona ovviamente la legge e le norme di rango primario, ma anche la normativa di vigilanza e i codici di autodisciplina. E direi che da questo punto di vista la giurisprudenza dell'ABF si avvale anche di questi strumenti, ma per esempio prima si ragionava anche di altri tasselli, corpi normativi come quello ad esempio in materia di pratiche commerciali scorrette, che sebbene non siano oggetto di applicazione diretta da parte dell'ABF, certamente costituiscono uno strumento, le norme, per commisurare e per valutare in termini più generali la clausola, correttezza e buona fede nell'adempimento degli obblighi da parte della banca. Un'ultima battuta, se ho, Presidente, ancora un minuto, certo. Per quanto riguarda i rapporti con altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie in ambito bancario. Ho già detto, e credo che questo non sia stato smentito, che la norma del 128 bis e il suo prodotto, cioè l'arbitro bancario e finanziario, non costituiscono certamente una riserva di legge di attività. Quindi da questo punto di vista sono dell'avviso che l'arbitro bancario e finanziario presti un servizio che sicuramente ha una sua rilevanza per il mercato e per i consumatori, ma non lo fa in un regime di esclusiva dal punto di vista legale e quindi concorrenziale. E dunque è ben possibile che accanto all'arbitro bancario e finanziario i contratti o semplicemente la scelta del consumatore si possa orientare verso strumenti e forme di risoluzione alternativa delle controversie diverse da quelle dell'arbitro bancario e finanziario. E mi avvio rapidamente alla conclusione. Siamo di fronte a uno strumento così atipico, così nuovo e così inedito come sulle prime la dottrina ha ritenuto, ma probabilmente no. Se andiamo a vedere non solo le esperienze di altri paesi, ma anche all'interno del nostro ordinamento, troviamo figure che hanno punti di contatto con l'arbitro bancario e finanziario. Mi limito a due esempi. Uno è quello del giurì di autodisciplina pubblicitaria, che funziona da anni anche e soprattutto ovviamente in materia di pubblicità ingannevole, ma non solo, il cui meccanismo di enforcement è molto simile a quello dell'arbitro bancario e finanziario. Anche lì l'inadempimento è sanzionato attraverso una sanzione reputazionale, cioè la pubblicazione dell'inadempimento, e il grado di effettività di quelle decisioni anche lì mi risulta essere, se non il 100%, elevatissimo. Un altro esempio rispetto al quale trovo elementi di assonanza con l'arbitro bancario e finanziario è quello dei CoreCom, che sono le commissioni regionali istituite da autorità delle comunicazioni per dirimere controversie anche fra clienti e imprese che operano nel settore delle comunicazioni. Anche lì abbiamo una funzione che è in parte conciliativa ma in parte anche aggiudicativa, e anche lì troviamo una presenza importante ma non sostitutiva di un'autorità di vigilanza rispetto al giudice ordinario. E allora qual è in conclusione, a mio avviso, il bilancio che in qualche modo anche la iconografia del convegno ci invita a tirare alla fine di questo intervento?
e cioè se il bicchiere in questo caso è, si può considerare mezzo pieno o mezzo vuoto, ma a mio avviso, direi, forse si è anche intuito dal contenuto del mio intervento, direi che è senz'altro mezzo pieno, nel senso che di questo strumento si sentiva un gran bisogno proprio per dare voce ed effettività alle norme con riferimento al cosiddetto microcontenzioso. La sua realizzazione pratica da parte evidentemente della normativa secondaria mi sembra che risponda ai requisiti che la legge primaria imponeva di rispettare, cioè imparzialità, rappresentatività, rapidità delle decisioni, economicità e soprattutto effettività della tutela. Naturalmente non mi nascondo che c'è una parte di questo bicchiere che rimane ancora da riempire, mi limito soltanto e velocissimamente ad accennare ad alcune questioni, ad esempio, che potrebbero anche essere corrette prossimamente, la necessità di un coordinamento fra le decisioni dei vari collegi. Qui è evidente che se una banca ha una dimensione nazionale non può trovarsi di fronte a decisioni che siano tra loro non coerenti, perché non saprebbe evidentemente come attuarle all'interno della propria organizzazione, non potendo prospettare soluzioni organizzative interne diverse a seconda che si per le filiali che si trovano a nord di Roma o a sud di Napoli. E quindi da questo punto di vista l'idea di creare una sorta di supercollegio, come lo si voglia chiamare, di sezioni unite, che prenda posizione comune rispetto a questioni o argomenti di carattere particolarmente sensibile e controverso, mi sembrerebbe quanto mai opportuna. L'altro tema è quello dei limiti al contraddittorio. Qui qualcuno suggerisce di aprire a partecipazioni e quindi anche a discussioni orali, sia delle parti, sia, Dio non voglia, di testimoni, ma da questo punto di vista direi che è bene che il bicchiere rimanga mezzo vuoto. E quindi da questo punto di vista forse un miglioramento si potrebbe avere a consentendo, come in parte di fatto già facciamo, l'ingresso di testimonianze scritte o meglio ancora di consulenze tecniche di parte, fermo restando che la BF non ha la possibilità di disporre consulenze tecniche di ufficio. Mi fermerei qui e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Gustavo per la tua relazione completa, lucida. Adesso la parola passa ad Andrea Newt su un tema che mi sembra di particolare interesse e che concluderà bene i lavori di questo convegno, cioè dire il confronto tra trasparenza bancaria e trasparenza finanziaria a confronto. Io, in occasione del convegno di San Miniato, che ho ricordato altre volte, si è sottolineato come la nuova disciplina vada oltre la trasparenza verso addirittura una funzione di consulenza. Infatti il titolo era Oltre la trasparenza, punto interrogativo, e lì ricordo che Sandro Nigro ha espresso una posizione radicale. Non so se ieri avete avuto occasione di occuparvi di questo. La posizione radicale di Sandro Nigro è stata nel senso che la nuova disciplina, sia a livello legislativo ma anche a livello regolamentare, avrebbe introdotto una funzione di consulenza del cliente. Per quanto riguarda il credito al consumo, dice Sandro Nigro, e diceva, non so se ancora è orientato in questo senso, diceva che c'è un solido riferimento normativo, che è quello del quinto comma dell'articolo 124, dove si dice che il finanziatore o l'intermediario forniscono al consumatore chiarimenti adeguati in modo che questi possa valutare. Beh, sicuramente qui non si va oltre l'informazione, ma si va in direzione della consulenza o dell'assistenza, se non vogliamo usare un termine così impegnativo come consulenza. Ma Sandro Nigro andava oltre, innanzitutto invocando
l'articolo 124 bis, sempre in materia di credito al consumo, dove si parla di verifica del merito creditizio. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore, ove necessario, ottenute consultando una banca del pertinente. E dice qui Sandro Nigro: l'interesse tutelato da questa norma non è soltanto l'interesse della banca. Come ovvio, la banca nell'erogare il credito deve garantirsi il prevedibile rimborso, ma è anche l'interesse del cliente. Un interesse del cliente che, almeno quella è l'idea di Sandro, che addirittura si spingerebbe fino al punto di costringere la banca a negare il finanziamento in caso di sovraindebitamento. Quindi direi che qui si passa dall'informazione all'assistenza, alla consulenza, quasi ad una funzione tutoria, del cliente. Sono temi che andrebbero veramente guardati con molta attenzione. Cioè, io cliente potrei chiedere il risarcimento del danno se la banca, consapevole della mia incapacità di rimborsare, ha erogato il credito. Vabbè, tu dici sì, ma io non lo so. Questa è la tesi, no? Mi lascia molto perplesso, devo dire. Sempre andando avanti in questa soluzione talebana, direi, Sandro Nigro sosteneva che questi principi valgono non soltanto per il credito al consumo, ma valgono anche per il credito in genere, invocando, questa volta devo dire con tutto il rispetto, con un errore di lettura, le istruzioni di vigilanza, perché è vero che le istruzioni di vigilanza a proposito del credito in generale dicono che la banca deve adottare gli accorgimenti atti ad evitare che il cliente sia indirizzato verso prodotti evidentemente inadatti. Ma c'è una nota 1 dove le istruzioni di vigilanza avvertono: badate bene, questo non significa che debba svolgere una funzione consulenza. Perché ho premesso tutto questo? Perché noi sappiamo che in materia di consulenza il tuffo si è spinto molto avanti. E allora sentire la relazione conclusiva di Niutta, che mette a confronto il testo unico bancario e il testo unico sulla finanza, mi interessa particolarmente. Non so se condivide le idee radicali di Sandro Nigro, ma comunque ce lo dirà lui. Grazie. E credo che questa relazione di Niutta concluda bene il nostro convegno, perché mette a confronto questi due mondi che si stanno ravvicinando. Ci dirà Niutta fino a che punto però si sovrappongono. Ti prego di intervenire. Grazie Presidente. Credo di poter tracciare poche pennellate, anche perché l'uditorio mi sembra sufficientemente stanco. Comunque, la mia personale sensazione è che il discorso sulla trasparenza bancaria e la trasparenza finanziaria ha due versanti. Un esito problematico. Due versanti, dicevo. Il primo versante è quello di una sostanziale somiglianza per quello che riguarda le norme in materia di trasparenza bancaria e le norme in materia di trasparenza che si applicano agli intermediari finanziari, siano essi bancari o non bancari, non è rilevante. Per quanto mi consta, confrontando le norme del testo unico bancario, una piccola chiosa, che non sono soltanto, mi pare, le norme dall'articolo 115 all'articolo 124, perché bisogna includere necessariamente, mi pare, il 128 deces, lì dove si va a regolare il collocamento di prodotti bancari da parte di mediatori creditizi e di agenti di servizi finanziari. Quindi si apre sul discorso delle reti
Per quanto mi riguarda, l'unica perplessità che ho su quel punto è provare a mettere in contatto quelle norme con le norme del TUF, mi riferisco all'articolo 31 e agli articoli del regolamento intermediari che le hanno applicate, relative ai promotori finanziari, perché anche lì ci sono delle reti di distribuzione e secondo me la disciplina delle une non è del tutto sovrapponibile e quindi forse ci sono degli spazi di incoerenza. Comunque, al di là di questi aspetti, in linea di massima ho la sensazione che la trasparenza richiesta agli intermediari finanziari venga ad essere sovrapponibile alla trasparenza richiesta alle banche. Quindi nel rapporto tra l'intermediario o la banca e il proprio cliente, a mio avviso valgono dei principi abbastanza sovrapponibili. La differenza forte, e quindi qui mi preme sistemare un piccolo tassello, è che si parla di trasparenza nelle norme del TUF anche in relazione alle norme sui mercati. Quindi in particolare all'articolo 60, credo che sia 62 per la precisione, e seguenti fino all'articolo 77. Quindi ci sono delle disposizioni che prescrivono l'applicazione di regole trasparenti, quindi regole che possano incentivare un meccanismo di trasparenza nell'ambito dei mercati regolamentati. E sembrerebbe, qui consentitemi di utilizzare il condizionale, sembrerebbe che regole analoghe vengano applicate anche ai mercati non regolamentati, quindi in particolare internalizzatori sistematici e sistemi multilaterali di negoziazione, dagli articoli 79 bis e 79 ter del testo unico della finanza. Dunque nessun problema? Secondo me si crea un enorme problema che è stato segnalato in una serie di scritti, credo, anzitutto mi piace citarlo perché è un altro dei relatori di questo convegno, dal professor Morera, sono stati segnalati dal professor Cavazzutti, sono stati segnalati dalla professoressa Stefanelli, scritti anche da me occasionalmente, scritti che sono intervenuti più o meno nello stesso torno d'anni, intorno al 2009, che hanno come dire, stigmatizzato un problema di regolazione. Cioè, in tutti questi scritti si è censurata una sorta di over-regulation, cioè un eccesso di regolazione che si ricava dalla disciplina in materia di intermediari di mercati finanziari, che spesso mette il cliente in quella posizione che è stata indicata stamattina ed è stata indicata anche ieri sera dai vari colleghi, dal professor Mirone, dal professor Morera e in linea di massima da anche, mi pare, dal professor Olivieri. Cioè il cliente, posto di fronte a questo eccesso di informazioni, reagisce così, chiude gli occhi, non legge, tant'è che stamattina mi pare che l'amico Umberto Morera diceva: beh, almeno delle comunicazioni diamogli la voce, perché questo, pure se ha gli occhi chiusi, qualcosa dalle orecchie gli entra e quindi forse il suo cervello riesce ad elaborare. Sicuramente la proposta dell'amico Umberto è una proposta utile come integrazione delle informazioni scritte, però è evidente che quella proposta mette il dito su un problema. Il problema è appunto l'eccesso di informazioni non sempre leggibili, tant'è che l'amica Maria Alessandra Stefanelli ha proposto un sistema di soft regulation, cioè delle norme poche,
comprensibili, facili da digerire anche per un bambino, perché il problema serio è che il cliente investitore spesso ha degli atteggiamenti da ragazzino, e allora bisogna trattarlo da ragazzino in qualche modo e condurlo per mano verso quella che è una soluzione non problematica e non troppo pericolosa per lui. Grazie per la pazienza. Andrea, così la mia curiosità è rimasta tale. Cioè, la consulenza. Tu hai parlato dell'informazione, ma forse non era tuo compito quello di confrontare due sistemi sotto il profilo della consulenza, ma quello è un tema importante, interessante, cioè fino a che, ma forse sarà oggetto di riflessione in altra occasione. Comunque io vi ringrazio, non ho nulla da concludere, anche perché ieri non ero presente. Del resto ricordo in queste occasioni sempre le parole ripetute più volte da Renzo Costi: la migliore relazione di sintesi è quella che non si fa. Io non solo non la voglio fare, ma non la posso fare. Non so se il professore Sciuto vuol dire qualche parola di ringraziamento. Aspettiamo un po' di Davvero è solo uno sciogliete le righe, quindi ringraziando davvero tutti i colleghi intervenuti da tutta Italia. Devo dire che veramente il panel era composto equanimamente da colleghi del nord, del centro e del sud Italia, quindi diciamo la bandiera alle mie spalle, diciamo il convegno che casca nel 150esimo mi fa piacere anche per questo, e così tono più enfatico non riuscivo a trovarlo, quindi vi ringrazio ancora e buon pranzo a tutti. Allora mi dicevo che stasera questo è abbastanza semplice, okay. Di un certo rilievo. Viene un signore, non so se era un consumatore o un piccolo